fino al rompete le righe, da Catania passando per Salernitana e Juventus e giungere alla Roma domani sera. È tutto un valzer rosso-verde per una città che si sta ubriacando di gioia per un trionfo inseguito da 12 anni. Non c'è sera che i rossoverdi non siano costretti a dividersi per partecipare a questa o quella festa. Si sa, anche le vittorie hanno i loro oneri. Per l'ultima di campionato, con l'orecchio prestato ai commenti radiofonici di Andrea Barletta, la città si è svegliata di buon'ora, solcata da clacson e bandiere per ricordare che la festa non è finita, anzi. E Terni ha risposto come sempre, con amore, passione e spontaneità, ritrovandosi prima a Liberati, poi per le vie e le piazze, a commentare la fortuna di aver incontrato quel ciociaro dal cuore rossoverde che, piombato a Terni nella fosa estate del 91, è ormai più famoso di Cornelio Tacito. Rinaldo Gelfusa in Company, una famiglia che profuma ancora di valori antichi, ha dato a Terni qualcosa di più di una vittoria. Ha rinnovato la speranza in una città che ne aveva bisogno. Per il successo dell'equazione rossoverde mancava un teorico, quale Roberto Clagluna. Applicando i suoi teoremi improntati alle più rigide strategie economiche, ha assunto ben presto le vesti di un amministratore delegato che, chiamato a portare l'azienda ai vertici del mercato, ha assolto l'impegno guardando sempre avanti, nel massimo rispetto dei concorrenti, ma con ben chiaro quel traguardo che, rispetto alle previsioni, è stato centrato con una stagione di anticipo. Evidentemente, quel seminatore d'oro che gli venne assegnato per il lavoro svolto nelle giovanili laziali aveva ed ha un profondo significato per questo toscanaccio dallo strano legame con le città siderurgiche. Taranto e Terni sono lì a dimostrarlo. Ma se per tutti è festa, Roberto Clagluna fa difetto. Alzando il calice del trionfo è sempre in attesa di qualche telefonata, qualche appuntamento. Ha già in mente la Ternana cadetta e la campagna acquisti è una parentesi già aperta. Confermato Negri con Di Sarno e Azzori che sembrano destinati ad una proroga rosso-verde per almeno un altro anno, grazie a Luciano Moggi, Clagluna sta marcando ad uomo quel nazionale under 21, Muzzi, che la Roma potrebbe dirottare in viale Curio Dentato per almeno una stagione. Inutile provare a chiedergli di più, lui non si sbilancia perché sa bene di poter influenzare valutazioni commerciali e quindi il futuro dei pezzi appetibili. Se una città intera ha saputo sconfiggere presunti accademici del calcio pronti a storcere il naso in uno dei rari passi falsi della stagione trascorsa, Gelfusa e Clagluna hanno avuto dalla loro un particolare sostenitore. Il sindaco Todini, in maglia rosso-verde sin dalla presentazione estiva della squadra, ha giurato un bagno nella celebre fontana di Piazza Tacito se la squadra dovesse tornare in A. In attesa degli eventi sta già pensando a costume e dieta. La gioia, la partecipazione, il trasporto del sindaco hanno simboleggiato il sostegno incondizionato di una piazza che dopo anni di sofferenze, fallimenti sfiorati e la visita di avventurieri di mestiere ha scoperto un suo figlio, nato a qualche chilometro di distanza. Un figlio che ha saputo farsi amare per quella sua sigaretta sempre in bilico sulle labbra, per quel sorriso rassicurante, paterno. Un figlio che meriterebbe la piena adozione, perché è questo ciò che la città vorrebbe per Rinaldo Gelfusa, in cui onore si è vestita di rosso e di verde. Non c'è via, angolo, piazza, negozio, balcone, vettura, senza i due colori particolarmente di moda, prima in Serie C ed ora in Serie B. E se Migliucci e Gambino non sono che incubi, i ternani attendono solo che il sogno di Rinaldo Gelfusa diventi realtà. Un derby in Serie A, con i giallorossi naturalmente.